L'Istituto Tommaso Doria di Cirié è stato fondato nel 1912 come scuola commerciale. Dal 2000 si è unito al Tecnico Industriale Grassi, dando vita all'attuale Istituto di Istruzione Superiore. Convivono tuttora i due indirizzi principali, il professionale e il tecnico, ciascuno declinato però in diversi campi. Il primo in servizi commerciali per la web community, per il design della comunicazione visiva e pubblicitaria e per servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Il secondo suddiviso in tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica ed economico per il turismo. La quarantina di classi in cui si articolano i piani di studio ha richiesto la creazione di una succursale, dove oggi vanno circa 300 degli 800 studenti iscritti. Ci troviamo al Doria di Cirié e in questo istituto superiore abbiamo avuto più linee di finanziamenti, partendo da una linea principale che è stata quella di 1,2 milioni stanziato dalla Regione Piemonte, che comprende un adeguamento sismico, una tinteggiatura completa di tutta la parte interna dell'edificio, tra cui aule e corridoi, un adeguamento energetico, il rifacimento di controsoffittature e la sostituzione di tutte le lampade. Il secondo lotto ha riguardato il finanziamento che comprendeva circa 700.000 euro da parte della Comunità Europea, per cui un PNRR, e questo secondo lotto ha consentito di sostituire totalmente l'ascensore e quindi adeguarlo alle esigenze scolastiche, proseguire con la tinteggiatura esterna, il rifacimento completo di un serramento strutturale sito non all'ingresso ma nella seconda, nel secondo lotto dell'istituto. Il secondo lotto ha riguardato il rifacimento ex novo della copertura delle due scale di emergenza in calcestruzzo armato. A completamento di questo finanziamento PNRR, con un avanzo di gestione di Città Metropolitana, è stato possibile quindi proseguire con il rifacimento completo dell'area esterna che faceva parte del lotto del PNRR e la sistemazione delle coperture che spesso causano infiltrazioni di acqua piovana. La nostra scuola, meglio, la sede centrale della nostra scuola è interessata da un cantiere, un grosso cantiere da circa 2 anni scolastici. È stato molto molto difficile riuscire a sistemare gli studenti, anche perché in una scuola come questa di provincia è impossibile fare doppi turni a causa della rigidità del sistema dei trasporti. Quello che abbiamo potuto fare, grazie anche all'aiuto di Città Metropolitana e anche alla grande disponibilità dell'impresa che ha lavorato mentre noi facevamo scuola e lavoravamo dentro la sede, è stato quello intanto di avere una sede staccata, sempre qui a Cirié, che ci ha consentito di spostare alcune classi storicamente presenti nella sede centrale nella sede staccata. A latere del cantiere principale, Città Metropolitana è riuscita a realizzare altri interventi che sono stati per noi molto importanti, come la tinteggiatura interna di tutto l'edificio, che ha consentito di avere delle aule e degli uffici completamente rinnovati, più fruibili, più belli, più puliti, e l'esperienza di questi 2 anni scolastici è che gli studenti, quando si trovano con i muri puliti, tendenzialmente li lasciano puliti. Una criticità persistente di questa sede è la copertura. Abbiamo un tetto piano, l'acqua si infila facilmente ovunque e quindi abbiamo problemi di infiltrazione. Su questo c'è già uno stanziamento di Città Metropolitana di circa 120.000 euro, se non vado errato, ed è previsto un intervento per l'impermeabilizzazione del tetto piano.